Altri tre iscritti sul registro delle notizie di reato per le presunte violenze di gruppo su due fratelli che hanno raccontato di aver subito abusi sessuali quando minorenni, 10 e 15 anni, erano affidati alla comunità I Discepoli dell'Annunciazione, sede principale in via Bologna a Prato e succursali in Lunigiana e in Garfagnana, soppressa dal Vaticano lo scorso dicembre per irregolarità. Il numero degli indagati passa dunque da 9 a 12. I nuovi iscritti sono i tre religiosi che la procura stava cercando in seguito alla lettura del diario scritto all'epoca dei fatti collocati tra il 2008 e il 2016 da una delle presunte vittime e sequestrato durante le perquisizioni fatte dalla squadra mobile nelle sedi della comunità. Quelli che in un primo momento erano per gli investigatori solo riferimenti non troppo precisi sul coinvolgimento di altri uomini nei fatti contestati, alla fine sono diventati nomi e cognomi. Principale indagato è il fondatore della comunità, Don Giglio Giglioli. Con lui figurano sacerdoti, frati e religiosi tornati a vita laica. Incessante il lavoro degli inquirenti che stanno sviluppando e approfondendo gli spunti che sono emersi dagli interrogatori degli indagati e dalle dichiarazioni di altri frequentatori della comunità. Al momento non si sarebbero aggiunte denunce a quella presentata da uno dei due fratelli e che ha trovato piena conferma da parte dell'altro. C'è un'omertà imperante, il commento del procuratore Giuseppe Nicolosi. Chissà parli, chi ha subito abusi o ne è stato a conoscenza si faccia avanti. Almeno una quarantina i giovani che negli anni delle presunte violenze frequentavano la comunità. Le prime carte arrivate in procura sono state quelle degli assistenti sociali che hanno segnalato quanto scaturito dal percorso terapeutico